Parliamo anche di Wukong. L'unica cosa che sappiamo di comunicazione che hanno fatto è che tipo il CEO del team di sviluppo della compagnia che comunque ha controllo sugli sviluppatori di Black Myth Wukong e tutto, sappiamo che è tipo misogino e che non vuole che si parli di politica e non vuole che si menzioni il COVID. Se volete fare domande a tema COVID o di politica o parlare di donne durante la live, sono disponibilissimo per farla io. Allora, il gioco è scaricato? Il gioco è scaricato, gente, ce l'abbiamo fatta. Dalle 10 di mattina alle 16. 6 ore per scaricarlo. Ok, sta aprendo. Compilazione delle shader in corso. What? Ok, stiamo facendo questo adesso. Non so cosa significhi, ma aspettiamo un attimo. Palaci del murale. Abbiamo chiaramente sulla sinistra, non tutta a sinistra, però sulla sinistra, un uomo scimmia, che è chiaramente Goku. Abbiamo alla sua sinistra un uomo cinghiale, che nel mondo del CEO della compagnia rappresenta le donne, perché lui è misogino. Abbiamo dall'altro lato invece due uomini che stanno parlando e sono separati rispetto alle donne perché... misogini di nuovo. Abbiamo una piccola scimmia che porta delle frutta. Abbiamo... e che porta anche il COVID e quindi fa espandere la malattia. Abbiamo una renna che porta nella bocca dei fiori rossi, che rappresentano il partito comunista cinese. E abbiamo un pavone che vola in alto a destra perché i creatori sono dei grandi fan degli uccelli. Ok? A me non possono dirmi che non posso dire qualcosa alla fine. Allora, ti posso specifico che non voglio che i streamer dicano questa roba qua. Non posso provarmi.